Buonasera a tutti, un saluto dal nord al sud, vi sono vicino in questo periodo e quindi voglio darvi un'altra ricetta. Questa è una ricetta molto classica, la carbonara. Evito spesso di fare ricette così tradizionali perché spesso si viene attaccati. Io ricordo che non sono qui per insegnare a nessuno, ma bensì per condividere le mie ricette con tutti voi. E vi ringrazio per tutte le condivisioni che avete fatto nell'ultimo video e per tutti quelli che mi hanno seguito su Instagram, che mi trovate come Chef Davide Nanni. E questa ricetta la voglio dedicare a Valerio Sardarelli, un mio ex collega di Casalice che lavorava in pizzeria. Allora, iniziamo da qui. La pasta sta cuocendo. In questa padella ho fatto rosolare il guanciale, l'ho già fatto per rendere il video meno noioso. Ho fatto rosolare il guanciale e quando era ben croccante una parte l'ho tenuto fuori e l'altra l'ho sfumata con del vino e una volta che il vino è evaporato ho aggiunto un mestolo d'acqua. Questo è il risultato. Questo qui è il guanciale della produzione della mia famiglia che il mio papà e la mia mamma fanno appositamente per farselo preparare da me. Allora, adesso andiamo avanti. Quindi userò un tuorlo d'uovo che pesa 20 grammi. Sul peso dell'uovo io di solito aggiungo il 10% in più del peso, quindi se questo è 20 grammi andrò ad aggiungere 30 grammi di pecorino romano. Ok. Una volta aggiunto il pecorino andremo a dare una girata di pepe e andremo a sbattere. Uso due forchette come faceva la mia nonna. Ok, a me piace l'impasto dell'uovo che sia bello duro. Ok, una volta raggiunta questa densità aspetteremo solo di scolarlo, di metterlo nella padella. La pasta è pronta. E andremo a mantecare. L'importante è far rilasciare l'amido della pasta nella padella. E una volta che andremo ad aggiungere l'uovo, stiamo ben attenti a non tenerlo sul fuoco, altrimenti diventa una frittata. Ok, a seconda del risultato deve aggiungere o meno l'acqua. Nell'acqua ho messo poco sale perché, come sappiamo, la carbonara è un piatto molto molto saporito. Ok, vedete, la pasta sta cominciando a rilasciare l'amido. Aggiungere l'ultimo goccio d'acqua e a questo punto andiamo con l'uovo. Okay. L'uovo così duro mi permetterà di mantecare la pasta e mentre manteco la pasta l'impasto si scioglie, vedete, non lo sto mantecando sul fuoco così non c'è il rischio che si cuocia troppo, ma lo sto mantecando dall'alto in modo che arrivi il calore ma non diventi frittata. Ok, a questo punto la pasta, vedete, è già pronta. Spegnerò. Se la gradite leggermente più lenta, basta che aggiungete un goccetto d'acqua, tanto continuerà a tirarsi perché la padella è bollente. A questo punto o aggiungete il pecorino, se volete più dura la salsa, o andate ad impiattare. Per me va bene così e quindi procederò all'impiattamento.
causa rimanente che continuerà appunto a solidificarsi con la padella calda, andrete a mettere sulla pasta. La faccio così un po' più lenta, in modo tale che nel mentre che il piatto arrivi a tavola, la pasta sia ancora bella salsata. Alla fine andrete a mettere il guanciale croccante un po' di pepe e pecorino romano. Ecco a voi la mia carbonara. Lo chef Davide vi saluta, alla prossima video ricetta. Un bacio a tutti.